Buongiorno a tutti, benvenuti a quest'ultimo appuntamento del seminario Antropopoteri. È con grande piacere che do oggi il benvenuto a Gabriella Paolucci, che insegna sociologia dell'ambiente e del territorio al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze. E che, come noterete, se già non lo sapete, ha molto lavorato sull'autore che è al centro dell'incontro di oggi, ovvero sia Pierre Bourdieu. Io, come sempre, mi limito a citare una selezione ristrettissima delle pubblicazioni, delle monografie che sono uscite, la maggior parte delle quali recentemente. È appena uscito Pierre Bourdieu, La logica della ricerca sociale, nel primo volume di Sociologia Generale di Mimesis. Nel 2018 è uscito Bourdieu e Marx, Pratiche della critica, sempre con Mimesis. Invece del 2011, questa è l'introduzione a Bourdieu, uscito per i tipi, La terza. E ultimo, un altro lavoro uscito recentemente, si chiama Città in sicurezza, questo è sempre per La terza, se non sbaglio, giusto? Dunque, in trattino sicurezza. Dunque, oggi affronteremo con ogni probabilità, ma sono quasi certo di non sbagliarmi, un aspetto che nel corso di questa settimana è rimasto vacante, come dicevamo questa mattina durante il seminario interno di discussione, cioè la dimensione corporea del potere, che invece diventa centrale in un autore come Bourdieu, che ha parlato di violenza simbolica, di potere simbolico, e vedremo insieme a Gabriella Paolucci che cosa significa, in che modo questi concetti, questo vero e proprio laboratorio di concetti che è la produzione di Pierre Bourdieu, riesce a riconfigurare quella che era un tratto dominante della filosofia francese della seconda metà del Novecento, la critica dell'ideologia di stampo soprattutto marxista, il confronto a distanza ravvicinata con un autore dominante come Althusser. Insomma, tutta una serie di questioni cruciali che si riverberano in una concezione del potere che diventa centrale nella sociologia e che ci aiuterà sicuramente ad aggiungere elementi fondamentali a tutto quanto abbiamo detto durante questa settimana. Oggi finiremo un po' prima per dare modo a chi arriva da fuori, in Napoli, di prendere i treni, quindi tenteremo di finire non oltre le 6:15. Lascio quindi subito la parola a Gabriella Paolucci, che ringrazio ancora sentitamente per aver accettato l'invito, aver rinunciato al primo incontro della scuola di teoria critica che coordina l'Università di Firenze per essere qui con noi. E lasciatemi ringraziare diciamo questa isola meravigliosa che è l'Istituto Italiano di Studi Filosofici, chi lo dirige, chi lo coordina, chi sta dietro alle componenti materiali che registrano gli incontri, che fanno sì che tutto questo mondo viva al di fuori di queste stanze, perché questa è un'isola felice, siccome è l'ultimo giorno in cui coordino il seminario, mi sembrava giusto sottolinearlo. Beati tutti e tutte coloro che avranno la fortuna di passare da queste stanze e godetevela il più possibile. Vi invidio tanto. La parola a Gabriella Paolucci. Beh, devo dire che sono io a dovervi ringraziare in realtà, sia perché l'occasione di venire da Napoli per me è sempre ben accetta, adoro questa città, ma anche perché questo luogo è veramente stupendo e quindi essere qua per me è un piacere, vi ringrazio. Allora, sì, io parlerò di Bourdieu. Non so quanto sia conosciuto, che cosa si conosca di Bourdieu, quindi io farò, diciamo, una perlustrazione di una parte dell'impianto concettuale del lavoro bourdieusiano, abbastanza, diciamo, basic, e poi magari nella discussione possiamo approfondire alcune
questioni che vi potrebbero o vi potranno sembrare più significative e più problematiche anche. Allora, intanto la prima cosa che penso di dover dire è che Pierre Bourdieu è un sociologo, però è un sociologo eterodosso, è un sociologo sui generis, per vari motivi, il primo dei quali perché ha avuto una formazione filosofica, e questa è una caratteristica assai rara nel campo sociologico, anzi i sociologi, come forse sapete, si vantano di non avere alcun contatto con il pensiero filosofico, e quindi questo sicuramente è una caratteristica che lo contraddistingue e lo differenzia dagli altri cultori del campo sociologico. Un'altra cosa fondamentale, prima di andare nei dettagli, è immediatamente dire che la sociologia di Bourdieu è una sociologia del dominio. Qualsiasi cosa di cui Bourdieu si sia occupato, se ne è occupato dal punto di vista di chi vuol capire come funziona il dominio, di chi vuol comprendere quali sono le dinamiche dell'assoggettamento, con le quali il dominio si riproduce e contribuisce ovviamente a riprodurre la società, quello che lui chiama il mondo sociale. Quindi partiamo da questo primo punto, che è un punto essenziale: la centralità della questione del dominio. Ma da quale punto di vista Bourdieu affronta la questione del dominio? Ci sono, come ben sapete, molti punti di vista, molti sguardi che possiamo adottare nell'osservare il dominio. Apro una parentesi: Bourdieu parla sempre, o meglio, quasi sempre, di dominio e non di potere. E quando usa anche la formulazione o varie formulazioni in cui sussiste la nozione di dominio, possiamo dire che li usa in maniera intercambiabile. Questo non va a suo favore, naturalmente, però è così, ecco, questo prendiamone atto, è così. Allora, dicevo, qual è il punto di vista? Il punto di vista è quello di chi si chiede, e vi leggo una sua formulazione, che è una formulazione che troviamo in un saggetto che si chiama Spiriti di Stato, che è del 93, e che poi riprende nelle lezioni al Collège de France. Lui ha insegnato al Collège de France dall'82 fino alla morte, che è avvenuta nel 2002. È una formulazione che riprende in queste bellissime lezioni sullo Stato, di cui in Italia, come spesso avviene, è stata tradotta soltanto una parte, il resto è rimasta non tradotta. Allora, la domanda che lui si pone è esattamente questa: a cosa si deve la sorprendente facilità con la quale i dominanti impongono il loro dominio? Una domanda banale, se volete, no? Una domanda banale che però lo insegue per tutta la vita e lungo tutta la sua opera, lungo tutta la sua produzione. La risposta, anzi le risposte, sono varie a seconda dei temi, degli ambiti che studia, ma può essere, diciamo, sintetizzata e riassunta da una formulazione che lui riprende da Hume, e che è quella tipica, diciamo, della sociologia humiana, della filosofia humiana, e che è questa: cioè il dominio si riproduce non per coercizione, non sulla base della coercizione, non con la forza, ma con l'opinione. L'opinione, formulata in varie maniere, questa è la risposta che Bourdieu avanza, l'ipotesi di risposta che avanza.
e su questa ipotesi lui lavora per tutta la vita. Quindi già questo, come capite, lo distingue da una grandissima parte degli studi e dei lavori che noi conosciamo nel campo sociologico, da Comte in poi. Da Comte in poi la gran parte della sociologia si è sviluppata chiedendosi come avviene il mutamento sociale. Il mutamento sociale è uno dei temi al centro della ricerca sociologica contemporanea, della ricerca sociologica in genere. Bourdieu lo ripete varie volte, è interessato, lui dice, io sono interessato non al mutamento sociale, perché il mutamento sociale, se vogliamo, è abbastanza semplice da cogliere, da descrivere, da comprendere. La cosa veramente difficile da comprendere è come mai, scrive Bourdieu, in una società dominata dall'ingiustizia sia impossibile, o meglio, sia stato impossibile fino ad ora, modificare la situazione, cioè modificare la situazione. Fermiamoci qui per il momento. Questa centralità della questione del dominio va ricondotta, e questa è solo una premessa, ma è importante dirlo, poi la riprenderò alla fine questa questione, va ricondotta alla missione che lui attribuisce al lavoro sociologico, alla sociologia. La sociologia, o meglio, la razionalità sociologica, è lo strumento per aiutare, diciamo, i dominati a liberarsi dal dominio. Nelle parole di Bourdieu, che lui pronuncia in occasione di una intervista pubblicata nel 2002, lui dice: il sociologo è colui che trova i mezzi per portare alla luce cose che nessuno vuol sapere. Io, e quindi parla in prima persona, io ho voluto essere qualcuno che contribuisce a fornire strumenti di liberazione. Pensate, cioè è una missione quasi sovrumana quella che attribuisce alla sociologia. Bene, chiudo questa premessa sulla concezione, cioè sulla centralità che il dominio ha nella sociologia di Bourdieu, dicendo tre cose, cioè chiedendovi di soffermarvi su tre punti importanti della sua impostazione, del suo approccio al dominio. Il primo è il rifiuto nettissimo del postulato della subordinazione, cioè di quello che Deleuze chiama, riferendosi a Foucault, il postulato della subordinazione. Cioè lui non ritiene che il dominio possa essere compreso adottando questo paradigma, questo approccio, quello della subordinazione. Non c'è subordinazione nei dominati, e poi vedremo perché, che cosa vuol dire per lui questo rifiuto. Altra questione importante, e che devo dire, in questo Bourdieu può essere agganciato, può essere avvicinato a Foucault, per altri elementi, per altri aspetti no, ma per questo sì, e cioè il rifiuto possiamo dire, di un soggetto naturale, o meglio del naturalismo di un soggetto che preesiste all'impatto con il potere o con il dominio. Il soggetto si fabbrica, come dice Foucault, e in questo Bourdieu è totalmente d'accordo, nell'impatto con il potere. Non esiste soggettività precedente all'impatto con il dominio e con il potere. E questo naturalmente porta al sostenere che c'è una mutua costituzione di assoggettamento e di soggettivazione, che ancora una volta avvicina Bourdieu a Foucault.
Bene, questa diciamo è una premessa generale sulla questione del dominio in Bourdieu. È una premessa importante, come è importante soffermarsi un attimo sul rapporto che lui ha avuto con la filosofia. Dicevo prima che Bourdieu è un raro sociologo, cioè un sociologo raro, perché ha una formazione filosofica. Però questa formazione filosofica Bourdieu la tradisce perché quando lui segue il percorso classico della formazione filosofica francese e quando viene inviato in Algeria come soldato, come militare al seguito dell'esercito francese, dell'esercito colonizzatore francese, come sapete, immagino, l'impatto con la società coloniale algerina lo spinge a fare quello che lui definisce una conversione alle scienze sociali, prima all'antropologia ma sostanzialmente quasi subito alla sociologia. Le ricerche che fa in Algeria, e sono moltissime, molto interessanti, sono ricerche sociologiche, tipicamente sociologiche. Quindi lui abbandona il campo filosofico per spostarsi, per convertirsi, come dice lui, usa proprio questo termine, conversione, al campo sociologico. Ma è una conversione parecchio strana, molto particolare, come molte delle cose che caratterizzano Bourdieu. Perché è strana? Perché... Scusate, perché l'oggetto di questo tradimento non è la filosofia tout court, ma è un particolare modo di filosofare, è un particolare atteggiamento filosofico, e quindi la critica che lui muove alla filosofia è, come dice Macherey in un libretto molto interessante che si chiama Geometria dello spazio sociale, che è stato curato da Fabrizio, non mi ricordo il cognome, e quindi è un libro che non è una traduzione italiana, ma è proprio una raccolta direttamente italiana, da Fabrizio De Nunzio, eccolo. Come dice Macherey, questo tradimento è un tradimento che è fatto, che è condotto sulla base di un atteggiamento squisitamente filosofico, perché, come dice ancora Macherey, non è possibile criticare la filosofia senza la filosofia, ed è quello che fa Bourdieu. La critica che lui conduce nei confronti del filosofare, della filosofia, è una critica che ha un fondamento filosofico, potremmo dire, ha un fondamento che trova nella filosofia negativa, come la chiama Bourdieu, intitolando la prima edizione francese delle Meditazioni Pascaliane, questa è la traduzione italiana, ma nella prima edizione francese lui, nel sottotitolo, scrive appunto, il sottotitolo è appunto Per una filosofia negativa. Che cos'è una filosofia negativa? Perché alla base della rivendicazione di una filosofia negativa c'è un'esigenza squisitamente filosofica? È perché una delle critiche più acerrime e costanti che Bourdieu conduce contro la filosofia è condotta su, contro che cosa? Contro la posizione dalla quale parlano i filosofi. È quindi una critica che ha a che fare con l'inconsapevolezza che secondo lui ha la filosofia nei confronti delle condizioni di possibilità del proprio operare. Questa è la critica che Bourdieu conduce contro la filosofia, contro gli intellettuali, contro la scolè, contro
quella che chiama la ragione scolastica, quindi contro il mondo intellettuale, mondo che è separato, secondo Bourdieu, dal mondo reale, e che, non avendo consapevolezza di questa separazione, si impedisce di comprendere il mondo reale, il mondo della vita di tutti i giorni. E in questa critica, in questa critica che lui ingaggia contro l'intellettualismo della ragione scolastica e della filosofia, lui incontra naturalmente molti autori, ve li elenco perché sono sempre autori che fanno parte del campo filosofico, quindi questo conferma evidentemente ancora una volta che l'esigenza della critica filosofica e il fondamento del suo tradimento è ancora filosofico, e questi autori sono figure fondamentali della sua formazione e naturalmente del campo intellettuale francese dell'epoca. Sono Bachelard e Canguilhem per l'epistemologia storica delle scienze, sono Merleau-Ponty, come vedremo tra poco quando Bourdieu attribuisce al corpo una centralità nel rapporto col dominio, è anche a Merleau-Ponty che fa riferimento e che è accostato, insomma. Quando parla del linguaggio e del potere simbolico del linguaggio è a Wittgenstein che pensa e ad Austin, poi naturalmente anche Marx, Spinoza e Pascal. Pascal, a cui dedica questo libro, Meditazioni pascaliane, è naturalmente una figura fondamentale nel suo percorso. Dicevo, questa critica sistematica, scusate se mi soffermo su questo, ma è importantissimo per quello che verrà dopo, perché è una premessa fondamentale per comprendere come Bourdieu costruisce la questione del dominio e la centralità del corpo. Dicevo che la critica sistematica che Bourdieu conduce contro la ragione scolastica, contro la rimozione scolastica, sono varie le locuzioni che usa, è ben espressa in un passo che mi piace leggervi, che si trova in Meditazioni pascaliane a pagina 23, e lui scrive questo contro la disposizione scolastica. Quando fa riferimento alla disposizione scolastica, siamo ancora nel campo filosofico, cioè siamo a parlare del campo filosofico. Scrive: i presupposti iscritti in questa disposizione, che sono questi presupposti il biglietto d'ingresso che è richiesto da tutti gli universi scolastici e che costituisce la condizione indispensabile per eccellere al loro interno, stiamo parlando di noi, non dimentichiamocelo, costituiscono quella che vorrei chiamare, con un ossimoro molto indicato a risvegliare i filosofi dal loro sonno scolastico, la doxa epistemica. Nulla di più dogmatico, paradossalmente, di una doxa. La doxa è l'opinione comune, eppure lui dice è appunto dogmatica. Insieme di credenze, la doxa, fondamentali che non hanno neppur bisogno di affermarsi sotto forma di un dogma esplicito e consapevole di sé. La disposizione libera e pura, tra virgolette, che la scolè favorisce, implica l'ignoranza, attiva o passiva, non soltanto di ciò che accade nel mondo della pratica, come illustra bene l'aneddoto di Talete della serva Tracia, e più precisamente nell'ordine della polis, quindi il mondo delle pratiche quotidiane, la politica, ma anche di cosa significhi molto semplicemente esistere in questo mondo. Essa implica anche e soprattutto, ecco il punto centrale, l'ignoranza più o meno trionfante di questa ignoranza, cioè l'ignoranza di questa ignoranza e delle condizioni economiche e sociali che la rendono possibile. Questo è il fulcro, qui è riassunto il fulcro della critica
alla ragione scolastica e alla filosofia in genere che Bourdieu conduce in tutta la sua, in tutto il suo lavoro, in tutta la sua opera. Ecco, da questa critica nascono i motivi fondamentali dell'epistemologia bourdesiana, perché è da qui che parte la sua attenzione verso, per esempio, aspetto fondamentale, il trascendimento della dicotomia tra oggetto e soggetto. Lui è costantemente alle prese con questa questione. Quando parleremo del corpo e del dominio e della violenza simbolica, vedremo come lui riesce a trascendere, o se lui riesce a trascendere, siamo noi che dobbiamo giudicare se riesce in questa impresa, per niente facile. Quindi trascendere le dicotomie, cioè a un certo punto in un'intervista a Vacan, che è un suo allievo, dice: nella mia, il mio obiettivo costante in tutta la mia opera è trascendere la falsa dicotomia oggetto-soggetto, quindi tra tutti i soggettivismi e tutti gli oggettivismi, e quindi naturalmente tra strutturazione, individuo e società, eccetera, tutti i binomi, tutte dicotomie, faccio presente, sulle quali si è sviluppata la sociologia contemporanea. Pensate soltanto a quanto è stato scritto e quanto viene detto sul rapporto individuo-società. Il rapporto individuo-società, voi aprite un manuale qualsiasi di sociologia, un capitolo sicuramente sarà intitolato Il rapporto individuo-società, e lui è durissimo nei confronti di questa dicotomia. Altro elemento fondamentale della sua epistemologia è la centralità, ancora una volta, della riflessività, dell'autoriflessività. La critica che porta alla filosofia, che conduce, che vi ho letto in questo breve passaggio, la critica alla filosofia perché inconsapevole delle condizioni sulle quali, a partire dalle quali lavora, pensa e produce pensiero, per lui è superabile soltanto se si riesce a mettere in atto una autoriflessione, un'autoriflessività epistemica, cioè sugli strumenti del proprio operare, del proprio conoscere. E poi, terzo elemento importante, la necessità, ma questo viene di conseguenza, proprio semplice, è una conseguenza proprio semplice lapalissiana, la necessità di una conoscenza prassiologica, cioè di una conoscenza delle pratiche, della prassi. Lui non, a un certo punto in Meditazioni pascaliane, mi sembra, dice: io non voglio usare il termine prassi perché è troppo figo, cioè è troppo altisonante, non so quale, non mi ricordo quale espressione usa, ma insomma il senso è questo. Io uso pratiche, pratiche, non prassi. E quindi, appunto, la necessità di una conoscenza di tipo prassiologico che superi i limiti di due approcci con i quali necessariamente si ha a che fare, diciamo, sia nel campo sociologico che nel campo filosofico. Il primo è la fenomenologia. E il secondo è lo strutturalismo. La fenomenologia, ci sono pagine molto belle, radicali, in uno dei primi libri in cui mette a punto la sua epistemologia, che è Il senso pratico, e qui appunto c'è un capitolo dedicato alla fenomenologia sociologica, ma non solo, naturalmente, e appunto la critica è: la fenomenologia guarda soltanto i soggetti e non capisce dove sono, cioè non si chiede quali sono i contesti nei quali operano. D'altra parte, lo strutturalismo fa l'operazione inversa, no? Osserva le strutture ma non riesce a collocarci, non riesce a mettere in relazione con le strutture i soggetti. Questa è la sua critica. La sua soluzione, come forse sapete, è quella di costruire un'epistemologia, una sociologia di tipo relazionale,
cioè che prende come oggetto di indagine solo e unicamente le relazioni, soltanto le relazioni, quindi radicalmente antisostanzialista, perché non ci sono sostanze, i soggetti non sono caratterizzati da sostanze, ma sono caratterizzati unicamente dalla relazione che hanno con il mondo nel quale vivono. Sono tutti questi punti, ma ce ne sono anche altri, ma questi sono i più importanti, sono tutti elementi di un approccio che si fonda sullo sguardo relazionale nei confronti del mondo e che sta a fondamento di che cosa? Del rapporto tra interiorizzazione dell'esteriorità ed esteriorizzazione dell'interiorità, sembra un gioco di parole, ma è la definizione che Bourdieu dà dell'habitus. L'habitus è interiorizzazione dell'esteriorità, cioè il portar dentro ciò che sta fuori, la struttura, quello che solitamente si chiama struttura in sociologia, l'oggettività, ma anche esteriorizzazione di ciò che sta dentro il soggetto. In questa dialettica si muove in maniera estremamente, come dire, delicata, cioè è una mossa estremamente, da un lato ambigua e dall'altro molto delicata, sul filo del rasoio oserei dire, per costruire la nozione di habitus. L'habitus è proprio questo, e l'habitus è la figura per eccellenza della codificazione del dominio, è l'habitus che codifica il dominio. E ora vengo appunto alla teoria dell'habitus, accennando alle cose più importanti. Naturalmente è una teoria assai complicata, in alcuni aspetti è anche contraddittoria, cioè ci sono all'interno di questo impianto teorico e di tutta la teoresi sull'habitus alcune incrinature, ma quale autore non ha incrinature? Anzi, io penso che le incrinature sono proprio delle aperture importanti per proseguire il lavoro di un autore. E quindi, ecco, l'habitus è comunque una nota, un elemento originalissimo della teoria di Bourdieu, anche se la nozione di habitus, come immagino sapete, viene da lontano, viene da Aristotele, ripresa da Husserl, ripresa da Mauss e da tutta la scuola durkheimiana, ma ha questa nozione, cioè questa nozione viene usata da Bourdieu in maniera del tutto originale, con una curvatura veramente originale. Allora, intanto partiamo dalla prima definizione che lui dà dell'habitus, che è molto che sembra molto semplice, che è la storia incorporata. Cioè l'habitus è storia incorporata. Che vuol dire storia incorporata? Storia incorporata vuol dire che ognuno di noi è ciò che ha incorporato dal momento in cui è venuto al mondo. Ma ciò che ha incorporato dal momento in cui è venuto al mondo è ciò che è stato incorporato anche nel passato, dagli elementi, dai personaggi della propria famiglia, della propria classe, del proprio genere e del proprio sesso. Quindi l'habitus non solo è una storia individuale incorporata, ma è anche una storia collettiva incorporata, e questo è un elemento molto importante. Non sto a farvi la genesi di questa nozione, perché altrimenti ho paura che non sia sufficiente il tempo per arrivare a parlare anche di altre cose. Però vi leggo una delle sue definizioni dell'habitus, ed è una delle prime definizioni dell'habitus, perché è una definizione che è del 72, la troviamo
nel libro che si chiama in italiano Per una teoria della pratica, e devo dire che prima di questa sistematizzazione dell'inizio degli anni 70 ancora non era ben chiara tutta la teoresi intorno all'habitus. Quindi questa definizione è una definizione importante anche per questo. E scrive questo Bourdieu: i condizionamenti associati a una classe particolare di esistenza producono degli habitus, gli virgola, cioè dei sistemi di disposizioni durature e trasmissibili, strutture strutturate predisposte a funzionare come strutture strutturanti, cioè in quanto principi generatori e organizzatori di pratiche e di rappresentazioni che possono essere oggettivamente adatte al loro scopo senza presupporre la posizione cosciente dei fini e la padronanza esplicita delle operazioni necessarie per raggiungerli, oggettivamente regolate e regolari, senza essere affatto il prodotto dell'obbedienza a regole, senza presupporre quindi il dominio intenzionale delle operazioni necessarie per raggiungere questi fini. E dato tutto questo, collettivamente orchestrate senza essere il prodotto dell'azione organizzatrice di un direttore d'orchestra. È una definizione assai complicata, la scomponiamo velocemente. Allora, primo elemento, l'habitus è un insieme di disposizioni. Le disposizioni sono qualcosa che ci permettono di stare al mondo, determinano in un certo senso il nostro stare al mondo, ma non lo determinano al 100%. Infatti, poco più sotto questa prima, questo primo step, Bourdieu ci dice che l'habitus ha anche una apertura creatrice, cioè è una struttura strutturante, non è soltanto una struttura strutturata dall'esterno, dall'oggettività del mondo sociale, ma ha la possibilità di ci dà la possibilità di strutturare il mondo esterno. L'altro elemento è la inconsapevolezza dei fini. Questo è un altro elemento molto importante. Ed è un elemento che dispiace sempre tantissimo a tutti. Quando ne parlo ai miei studenti si arrabbiano tantissimo, perché dire tu non hai la coscienza dei tuoi fini, cioè di quello che fai, è un'affermazione dura, è un'affermazione molto cattiva. E questo è un elemento che è stato molto criticato da da una parte considerevole della letteratura su Bourdieu, alla quale lui ha risposto: bene, io prendo atto della realtà, cioè così è, nel senso che la determinazione dei fini, poi vedremo come, come dire, questi fini e questi scopi e queste pratiche, le pratiche che noi agiamo provengono sostanzialmente dall'esterno, quindi sono determinanti, ma il passaggio molto delicato in cui si trova qui Bourdieu, che prova a proporre anche a noi quando ci parla dell'habitus, è un passaggio che ha a che fare con il fatto che noi, dice Bourdieu, non abbiamo, noi facciamo quello che facciamo senza necessariamente avere, porre razionalmente dei fini. E qui naturalmente la polemica è sempre costantemente con la teoria dell'azione razionale. Perché avviene questo? Perché nell'habitus è incorporata la regolarità, è incorporata la regola,
che l'habitus segue senza necessariamente obbedirgli, obbedirle. Quindi che tipo di obbedienza è? Lo vedremo poi, ma intanto questo è una, diciamo una, un elemento importante da tener fermo. Ciò che l'habitus include è in un certo senso una lex incita, cioè una legge interiore che permette ai soggetti di agire come se, come l'esempio che lui fa è come un pesce nell'acqua, semplice e banale esempio. L'habitus ci permette di vivere nel mondo sociale come un pesce nell'acqua, come pesci nell'acqua. Altro esempio che lui fa, molto interessante e anche giocoso, fa l'esempio del giocatore di tennis. Il giocatore di tennis, bravo giocatore di tennis, quando gioca a tennis e riesce a colpire la palla per rimandarla nel campo avversario, non fa un calcolo matematico o fisico di dove andrà a cadere la palla, non si mette a fare calcoli, ma lo sa già, lo sa perché l'ha imparato in una pratica che è la pratica del gioco del tennis. Quindi le pratiche che noi agiamo nel mondo sociale sono pratiche che abbiamo incorporato, il cui sapere è incorporato. Due elementi ancora. Voi capite bene come questa posizione della questione dell'habitus ponga dei problemi notevolissimi, soprattutto per quanto riguarda appunto la questione della libertà, il rapporto tra libertà e determinazione. Questa naturalmente è un'altra delle critiche durissime che è stata portata a Bourdieu, cioè il fatto che è un determinista, è stato accusato di determinismo e lui ha risposto tra le altre, cioè ha risposto molte volte a questa questione e in Meditazioni pascaliane rispetto a questo dice: per comprendere la comprensione pratica occorre situarsi al di là dell'alternativa tra cosa e coscienza, materialismo meccanicistico e idealismo costruttivista. In altre parole, occorre sbarazzarsi del mentalismo e dell'intellettualismo che portano a concepire il rapporto pratico con il mondo come una percezione e questa percezione come una sintesi mentale. E questo senza tuttavia ignorare il lavoro pratico di costruzione che, come osserva Bouvresse, mette in opera forme di organizzazioni non concettuali che non devono nulla all'intervento del linguaggio. E ancora, occorre costruire per comprendere come avvenga questa dinamica esterno-interno, interiorizzazione dell'esteriorità e esteriorizzazione dell'interiorità, scrive ancora, per comprendere questa comprensione pratica, perché le nostre pratiche sono anche comprensione pratica, cioè la nota polemica contro il mentalismo è evidentemente perché lui, Bourdieu, cerca di costruire e di far vedere come la nostra pratica è basata su una comprensione che non è, appunto, come dice qui, sintesi mentale, ma è una comprensione pratica. Per comprendere la comprensione pratica occorre costruire una teoria materialistica capace di riprendere, sottrarre, direi, secondo me la traduzione è un po' sbagliata, all'idealismo, quindi per riprendere, cioè sottrarre all'idealismo
secondo l'auspicio espresso da Marx nelle tesi su Feuerbach, il lato attivo della coscienza che la tradizione materialistica gli ha abbandonato. È questa la funzione della nozione di habitus, che restituisce alla gente un potere generatore e unificatore, costruttivo e classificatorio, pur ricordando che questa capacità di costruire la realtà sociale, anch'essa socialmente costruita, non è quella di un soggetto trascendentale, bensì quella di un corpo socializzato che investe nella pratica principi organizzativi socialmente costruiti e acquisiti nel corso di un'esperienza sociale situata e datata. Quindi, vedete qui in pratica come quello che dicevo prima, cioè la tensione a superare il dualismo tra individuo, società, soggetto, oggetto, mente, corpo, struttura, storia, prende corpo, scusate il gioco di parole, cioè prende corpo nella teoria dell'habitus. L'habitus è chiaramente una nozione relazionale, questo si capisce subito, perché è sintesi di oggetto e di soggetto, di esterno e di interno, di mente e di corpo, quindi è proprio una nozione costruita da Bourdieu per lavorare con la sua epistemologia relazionale. Ed è il concetto fondamentale, ci sono altri concetti, quello di campo su cui non entrerò ed altri, ma l'habitus è sicuramente quello fondamentale. Ed è anche questo concetto e tutta la teoria dell'habitus la chiave della sua teoria del dominio, perché il dominio è attraverso l'habitus che penetra in noi, che penetra in noi, proprio in noi, noi che siamo qua anche, non dimentichiamocelo mai, nei soggetti, come si usa dire. Ed è possibile che questo avvenga perché c'è un meccanismo che Bourdieu analizza in maniera molto dettagliata quando parla dello Stato e della scuola, ed è un meccanismo, credo che veramente lui l'abbia analizzato in maniera assai dettagliata e molto originale. Il meccanismo è questo: le strutture cognitive che lo Stato costruisce, lo Stato, non solo lo Stato ma anche la famiglia, la scuola, eccetera, poi se volete facciamo un affondo su questo, le strutture cognitive sono incorporate dalla gente, cioè sono incorporate da tutti i soggetti, sono contengono, potremmo dire, le nostre strutture cognitive, contengono le strutture cognitive che sono nel mondo sociale. Le strutture cognitive sono le classificazioni, per esempio. Lui ha dedicato non solo l'ultimo capitolo della Distinzione, che è questo, un libro fondamentale che l'ha reso famoso, l'ha reso una star internazionale negli anni Ottanta. La Distinzione è un libro che riporta una ricerca, una grandissima ricerca sulla Francia degli anni 70 e sui consumi, sui consumi e sull'uso del giudizio estetico nei consumi. Non solo, dicevo, in quest'ultimo capitolo lui parla delle classificazioni, ma anche nelle lezioni di sociologia generale che ha tenuto al Collège de France, il primo corso che ha tenuto al Collège è di sociologia generale, e le prime lezioni sono sulle classificazioni, cioè su cosa vuol dire classificare. Bene, le classificazioni che lo Stato, ad esempio, adotta nelle semplici statistiche, l'Istat per l'Italia, oppure per decidere come attribuire gli assegni familiari, una cosa banalissima, no?
come a cosa ci si può iscrivere come studenti, oppure se i diritti individuali, se i diritti che uno Stato riconosce sono individuali oppure, come in Italia, sono fondati sulla partecipazione a un gruppo chiamato famiglia. Queste sono tutte classificazioni che sembrano così delle cosette da nulla, in realtà sono strutture cognitive che noi incorporiamo e che incorporandole adottiamo il punto di vista che l'ordine sociale, la doxa, la doxa, quindi il senso comune, il modo in cui agisce, insomma. Quindi la gente è immerso in strutture cognitive che vengono costruite, che sono costruite, che la gente trova già costruite, e assorbendole, incorporandole, incorpora il dominio, incorpora cioè il punto di vista, come dice Bourdieu, come scrive Bourdieu, il punto di vista dei dominanti. E naturalmente l'espressione dominanti non ha nessuna accezione psicologica, ma soltanto politica o sociale. Bourdieu scrive, sempre Meditazioni pascaliane: le strutture cognitive sono prodotte dall'incorporazione delle strutture oggettive in cui la gente è immerso e dalla circostanza che gli strumenti della cognizione per cogliere il mondo sono costruiti da e attraverso questo mondo. Quindi l'habitus, non essendo qualcosa che si può riferire soltanto alla mente, alla dimensione mentale, ma è qualcosa che ha a che fare con il corpo, è il corpo, possiamo dire che al centro della teoria, della teoresi sull'habitus di Bourdieu, c'è il corpo. Il corpo è il centro della scena, è al centro della scena, perché l'habitus non è uno stato della coscienza. Questo non solo Bourdieu lo scrive innumerevoli volte, ma lo mostra attraverso le sue ricerche empiriche. Lo mostra per esempio quando fa una ricerca empirica molto interessante sul mercato delle villette unifamiliari in Francia. Anche qui sembra una cosa così banale: cos'è il mercato delle villette unifamiliari, chi se ne frega, no? In realtà è lì mostra come l'habitus di chi acquista a rate una villetta monofamiliare lontano da Parigi e quindi si sacrifica, anzi sa di sacrificarsi per tutta la vita per comprare a rate con i mutui esosissimi queste villette, e abbandona la città, il centro di Parigi, dove viveva benissimo in affitto, allora mostra come queste persone abbiano introiettato, incorporato l'imperativo di essere proprietarie di una casa, e in questo naturalmente poi Bourdieu costruisce il campo di questa situazione, fa vedere come lo Stato, attraverso dando mutui facilitati, facilita questa, cioè costruisce in realtà questa situazione, le banche, quindi il campo economico, come intervengono, eccetera. Quindi ciò che volevo dire è questo: sia nei testi teorici ma anche nei lavori empirici, che sono molti, come forse sapete, anzi moltissimi, Bourdieu fa vedere come appunto il dominio
viene incorporato e come le nostre pratiche sono espressione di questa incorporazione. Un'altra definizione dell'habitus infatti è questa, ed ecco che troviamo ancora una volta il corpo. L'habitus, scrive Bourdieu, è un corpo socializzato che investe nella pratica principi organizzativi socialmente costruiti e acquisiti nel corso di un'esperienza sociale situata e datata. Questo ve l'avevo già letto. Importante qui è appunto sottolineare la presenza del corpo, corpo che è allo stesso tempo sia il soggetto naturalmente delle pratiche che l'oggetto di delle pratiche che provengono dall'esterno, che provengono dal mondo oggettivo e che sono, dice Bourdieu, indelebili come un tatuaggio, penetrano nel soggetto e gli danno una forma, danno una forma al corpo, danno una forma all'habitus. Ancora questa osmosi tra corpo e mondo sociale che viene ripetuta e come dire, sottolineata varie volte, scrive a un certo punto nel senso pratico, quindi 1980 ancora, Bourdieu, se il corpo è nel mondo sociale, il mondo sociale è nel corpo, il mondo sociale è nel corpo, nell'habitus, e naturalmente il corpo è nel mondo esterno, nel mondo oggettivo, in un rapporto di appartenenza e di possessione. Il corpo è posseduto dal mondo sociale, è posseduto dall'oggettività del mondo sociale, è posseduto dalle strutture cognitive che in lui penetrano. Ora, il corpo è qui, cioè io lo osservo, lo guardo e ve lo racconto dal punto di vista del dominio. Vorrei che però fosse chiaro che il corpo è sempre al centro dell'attenzione di Bourdieu, fin dall'inizio, fin dai primi studi sull'Algeria, sui disoccupati algerini che non trovano lavoro, il corpo è al centro della sua, del suo sguardo. Anche se devo dire soltanto nella seconda fase della sua opera, della sua vita, il corpo assume questa posizione centrale all'interno della teoresi, della teoria sul dominio, perché prima esisteva, c'era, ma era marginale, era marginale, anche se per esempio in alcune opere come la scuola, come le due opere sulla scuola, quelle degli anni 70, 60 e 70, I Delfini, il primo del 64 e La Riproduzione del 70, opere fondamentali, anche lì noi vediamo questa disposizione bordesiana all'analisi del corpo, quando per esempio nel 64 lui con Passeron analizza la selezione scolastica, 64 in Francia, quindi siamo in un'epoca in cui la selezione aveva caratteristiche diverse da quella attuale. Preferisco non dire che adesso non c'è e prima c'era, e assume caratteri diversi. Ci sono pagine meravigliose in cui parla del modo in cui gli studenti si fanno, e si fanno facendo il proprio corpo, cioè modellando il proprio corpo per rendersi disponibili a ciò che la scuola in quel momento, in quel periodo, in quel tipo di contesto richiede. Quindi il corpo è presente perché il rapporto per esempio con autori come Leibniz, Spinoza, Merleau-Ponty stesso è sempre presente
in Bourdieu, ma è soltanto nell'ultimo periodo che noi troviamo il corpo come l'attrattore, si potrebbe dire, del dominio, o il punto in cui il dominio si aggancia, viene insomma incorporato, somatizzato. E sono prevalentemente due opere in cui noi troviamo questa centralità. La prima e più importante da un certo punto di vista è Il dominio maschile, e l'altra è Meditazioni pascaliane. Ma mentre Meditazioni pascaliane, un livello di teoresi secondo me che nessun sociologo ha mai raggiunto, ma questo lo diciamo tra noi, il dominio maschile ha un'importanza storica come testo, perché è un libro in cui Bourdieu non solo riprende il discorso femminista, ma lo fa avanzare, nonostante una parte considerevole del mondo femminista questa cosa non l'abbia compresa. Ed è proprio in questo testo, nel dominio maschile, che lui fonda, o meglio sviluppa, perché la questione la ritroviamo anche prima, la teoria della violenza simbolica. Quindi il corpo è al centro del dominio, del sistema, diciamo, del dominio maschile, dell'universo che prevede che ci sia un genere e un sesso dominati, quello femminile, ed è il corpo che assume questa potenza, potremmo dire, e quindi importante per questo, ma importante questo testo anche perché, lo dico tra parentesi, perché appunto fa avanzare la ricerca femminista, almeno la ricerca femminista dell'epoca, siamo nel 98, perché Bourdieu afferma e mostra, secondo me, anche dimostra che, che la violenza subita dalle donne è consensuale. Questo ha fatto naturalmente scatenare un grande dibattito, e il mondo femminista si è ribellato di fronte a questa asserzione, a questa teoria, ma è appunto la teoria della violenza simbolica, cioè la teoria di quella violenza, come la definisce Bourdieu, che non so se ho riportato la definizione. Quella violenza che ha bisogno, per essere esercitata, del consenso dei dominati. I dominati offrono il proprio consenso a che venga esercitata violenza su di loro. È una tesi dirompente, no? Perché, come dire, smonta qualsiasi tipo di operazione che, per esempio, smonta la teoria della sottomissione volontaria, perché il consenso che viene attribuito dai dominati ai dominanti è quel consenso di cui abbiamo parlato prima, cioè il consenso della doxa penetrata nell'habitus. Quindi non c'è nulla di volontario, è un consenso che si costruisce a poco nel processo di socializzazione, potremmo dire. Possiamo usare proprio questo termine tipico del campo sociologico, del linguaggio sociologico, nel processo di socializzazione o anche del linguaggio pedagogico.
è una violenza che non viene esercitata attraverso comandi, parole, discorsi, altro elemento importante, ma attraverso pratiche, ancora una volta, pratiche. Sì. Ah già, 5:15, 10 minuti, posso? Vi leggo due passi su questa questione, molto, molto significativi. Allora, scrive Bourdieu, il rapporto con il mondo è un rapporto di presenza al mondo, di essere al mondo, nel senso di appartenere al mondo, di essere posseduti, in cui né la gente né l'oggetto sono posti in quanto tali. Il grado in cui il corpo è investito in questo rapporto è probabilmente uno dei principali determinativi dell'interesse e dell'attenzione in esso impegnati e dell'importanza delle modifiche corporee che ne risultano. È quanto dimentica la visione intellettualista, direttamente legata al fatto che gli universi scolastici, la filosofia, eccetera, trattano il corpo come un ostacolo alla conoscenza, un modo per metterlo fuori gioco, in modo tale da metterlo fuori gioco. Cioè, vedete, la conoscenza è ancora una conoscenza pratica, una conoscenza del corpo. Il corpo conosce soltanto attraverso le pratiche che mette in campo. Quindi penso che a questo punto risulti abbastanza evidente che il dominio non si esercita, se il dominio si esercita attraverso il corpo, se il corpo è il punto d'attrazione del dominio, il punto di massima efficacia del dominio, non è il discorso, il linguaggio, non è il piano della produzione discorsiva quello che conta nell'esercizio del potere, nell'esercizio del dominio, ma è appunto la costruzione costante delle pratiche. Ancora, l'effetto di dominio trova le proprie condizioni di possibilità non nella logica del discorso, nel consenso a ragioni, ma nel senso pratico, che addestra il corpo ad agire in conformità con la riproduzione dell'ordine dato. È il corpo che agisce in conformità con la riproduzione dell'ordine dato, sia esso un corpo che appartiene, cioè sia che lo vediamo come corpo soggetto di classe, cioè che appartiene a una classe sociale, sia che lo vediamo come soggetto di genere, uomo, donna o che altro. Ad agire in conformità con la riproduzione dell'ordine sociale dato. Le ingiunzioni sociali più serie si rivolgono non all'intelletto, ai cervelli, ma al corpo. Quindi l'adesione all'ordine sociale, ripeto, questo è fondamentale in Bourdieu, non è obbedienza, l'avevo già detto all'inizio, un'obbedienza consapevole a delle leggi, a delle norme, a delle forme imperative del potere, ma si regge sulle disposizioni pratiche ad agire in conformità all'ordine sociale. Quindi sulla base, direi, di un ammaestramento positivo, positivo nel senso foucaultiano, cioè non ci sono proibizioni, ma ci sono ammaestramenti positivi, c'è creazione di desideri, costruzione di desideri, fabbrica di soggetti. Ancora in meditazioni pascaliane, l'effetto di dominio simbolico si esercita non nella logica pura delle conoscenze, conoscenti, ma nell'oscurità delle disposizioni dell'habitus, in cui sono iscritti schemi di percezione e di valutazione
che fondano al di qua delle decisioni della coscienza e dei controlli di volontà un rapporto di conoscenza e di riconoscimento oscuro a se stesso. Allora, questo in breve implica una rottura radicale con tutte le visioni del potere e del dominio come sovranità e, come ho detto all'inizio, con le visioni del potere e del dominio come costrizione. La cosa importante, ultimo elemento, lascio poi perdere un discorso sul rapporto tra Bourdieu e Foucault, altrimenti la cosa diventa troppo lunga, però una cosa sulla quale vorrei, alla quale vorrei un attimo accennare, e cioè è vero che Bourdieu si occupa prevalentemente del dominio nella sua sociologia, nella sua opera, si occupa soltanto molto marginalmente di come ci si può liberare dal dominio, no? Però quando lo fa in maniera veramente molto contraddittoria rispetto all'impianto concettuale della sua teoresi, perché ci dice che la sociologia, la razionalità sociologica, come avevo accennato all'inizio, è capace, può essere capace, è fondamentale per dare gli strumenti di liberazione, per offrire strumenti di liberazione. Se volete, poi nel dibattito vi leggo qualche passo su questo aspetto. Ecco, qui io mi sento di dire che c'è un elemento, un'incrinatura nella costruzione borghesiana, c'è una contraddizione, perché se il dominio, cioè se tutta la sua opera è spesa a dimostrare e a mostrare che il dominio non si basa sul piano del discorso, sul piano del linguistico discorsivo, quando si trova di fronte alla questione della liberazione, di fronte alla quale diciamo che il genere umano ancora deve lavorare un po' per capire come sia possibile uscirne, qui entra in contraddizione, costruisce qualcosa che non è in linea con il suo impianto, cioè ci dice che il sociologo è un professionista, cioè ci dice che il sociologo, in quanto professionista dell'esplicitazione, può essere d'aiuto ai dominati per comprendere razionalmente il funzionamento del dominio e quindi liberarsi. Quindi ancora una volta è come dire, insomma, un appello alla ragione illuminista. Grazie. Grazie mille per questa ulteriore densissima relazione che aggiunge molto materiale ai contenuti che abbiamo affrontato in questi giorni durante il seminario di Antropoteri. Io mi autocensuro, lascio subito a voi il microfono, poi se resta tempo sottoporrò anche io qualche domanda, però intanto lascio la parola a chi del pubblico del seminario è interessato. Prego, Fiorindo. Prendo la parola soprattutto per ringraziare, mi è sembrata una, come dire, una presentazione molto molto interessante, mi dispiace di aver perso una parte, ma insomma credo di aver comunque apprezzato l'impianto e le modalità della lezione. E in maniera estremamente elementare volevo porre due questioni. La prima, che cosa si intende per razionalità sociologica e in che modo la razionalità sociologica si distingue, non so, dalla razionalità filosofica, non so da quale altre forme di razionalità. E la seconda questione è in che misura e in che modalità il concetto di habitus e quindi l'idea di un dominio che passa attraverso l'habitus
proposta da Bourdieu si distingue rispetto dal modello classico. In fondo la filosofia nasce con l'idea di, come dire, raddrizzare il legno storto, l'espressione che prima di trovarsi in Kant si trova nel Protagora di Platone. E è vero che in queste, appunto nella riflessione classica si parla di pratiche discorsive, ma non solo di pratiche discorsive, perché faccio soltanto un esempio: per Platone uno dei metodi educativi fondamentali della città giusta è la musica, e sono alcune melodie rispetto ad altre melodie, quindi c'è l'idea che, diciamo, la melodia, proprio i ritmi, modificano anche lo stato dei corpi. Quindi è soltanto un modo per darle modo di parlare ulteriormente di questi argomenti molto interessanti. Beh, allora innanzitutto anch'io ringrazio, che la lezione mi è piaciuta moltissimo. Volevo porre due questioni. Innanzitutto faccio un, come dire, una sorta di difesa d'ufficio della filosofia dalle accuse che le fa Bourdieu, nel senso che a me l'accusa che fa Bourdieu alla filosofia mi sembra né più né meno che la fallacia genetica. Cioè, in qualche misura uno potrebbe dire, per esempio a Bourdieu, tutte le analisi che lui fa sul corpo, gli potrebbe dire, magari tu hai dei problemi col tuo corpo. Questo ovviamente non toglie, non mette rispetto alla verità dei suoi concetti, e a me sembra che l'accusa che faccia Bourdieu alla filosofia in generale, lasciamo stare francese o non francese, personalmente non mi piace fare queste distinzioni, mi pare che ricada in questo discorso qui. La seconda cosa, e quindi insomma sia appunto fallace tutto sommato, la seconda cosa è ovviamente io, chi mi conosce sa che apprezzo moltissimo la missione del dotto, cioè il fatto che la scienza, le scienze sociali, la filosofia si pongano dei compiti emancipativi nei confronti della società, eccetera. Però proprio da questo punto di vista mi sembra che paradossalmente le categorie che mette in atto Bourdieu vadano a trovare un momento di difficoltà, di incapacità di spiegazione proprio nel momento in cui non mette la ribellione. Io credo che le femministe abbiano apprezzato molto poco il discorso di Bourdieu, in quanto per esempio nel movimento femminista uno dei punti chiave per esempio della riflessione è stata la questione dello stupro, e quindi in quel caso molte altre situazioni nelle quali le donne tendevano a difendersi, a uscire fuori da questo da un rapporto di dominio. Ecco, in queste circostanze estreme, che poi sono, in qualche modo portano, sono circostanze anche di ribellione al dominio, io ho l'impressione che la categoria di una sorta di consensualità venga meno, e quindi paradossalmente proprio le categorie di Bourdieu non riescono a cogliere proprio i processi e i tentativi di liberazione. Queste sono le cose che volevo dire ancora una volta. Allora, riguardo l'ultima questione del femminismo, dunque abbiamo parlato di consenso, ma forse il termine o non lo capisco o non è appropriato. Perché? Perché per esempio la Butler, a proposito della soggettivazione, dice che questa passa sempre per l'assoggettamento, e questo è valido per chiunque, per omosessuali, eterosessuali, per donne e per uomini. Allora in quest'ottica è comprensibile che ci sia un consenso da parte di chi subisce, da parte del dominato, ed è anche un po' appunto scontato, insomma, comunque il discorso che fa la Butler su questo è chiarissimo, quindi non capisco, probabilmente per mancanza di conoscenza, dov'è la novità di Bourdieu. Poi l'altra cosa che ha a che fare anche con una cosa che non ci è chiara, cioè come avvenga il condizionamento se non attraverso il linguaggio, no?
perché per esempio la Butler è chiara, il linguaggio è performativo e c'è una ripetizione, una reiterazione continua del linguaggio e delle pratiche, perché l'identità non esiste ovviamente, l'identità di genere, quindi c'è bisogno di assicurarla continuamente con la reiterazione. Poi un'altra cosa riguarda quello che dice Althusser e che si lega sempre a questo discorso, scusate la ripetizione, che mi è parso di capire, lei prima dicesse che per Bourdieu non c'è il condizionamento del discorso, cioè ma è della pratica, forse ho capito male, non lo so, questo punto va chiarito. Il condizionamento, cioè il dominio, la subordinazione, passa attraverso il discorso come per Foucault oppure no in Bourdieu? Quindi questo va, diciamo, un bisogno che mi sia, che mi venga chiarito, perché per esempio in Foucault è molto chiaro e quindi anche il discorso della interiorizzazione dell'esteriorizzazione è così chiara in Foucault che sembra quasi, diciamo, che il paradigma filosofico, cioè che il paradigma, diciamo, quello più tradizionale dell'anima prigioniera del corpo si ribalti e che sia invece, diciamo, il corpo prigioniero dell'anima, no? E poi riguardo le strutture cognitive, quindi la scuola, lo Stato, anche questo discorso non mi sembra nuovo, per quanto io, non, appunto, ripeto, non conosco bene Bourdieu, quindi non so esattamente che cosa voglia dire. Però Althusser, in un piccolo libricino che mi pare si intitoli Per Lacan, all'interno c'è un articolo sulle strutture delle ideologie, le ideologie del potere, ma non, ora non ricordo bene il titolo, però lui parla dell'interpellanza, cioè il poliziotto che ferma l'uomo e quindi lui si sente colpevole anche se non lo è, che poi è una cosa che dice in altri modi Sartre nel testo su Genet, dove il ragazzino... martire, non so, non ricordo bene il titolo, però lì anche è chiaro perché Genet viene incolpato di essere ladro sin da piccolo e lui quindi conserva poi sempre questa identità. Quindi chiedo di articolare un po', diciamo, il rapporto con questi autori e anche che cosa si intende per consenso, cioè lui che cosa voglia dire, perché probabilmente, diciamo, io rispondo anche a qualcosa che non conosco, però sicuramente non si può parlare di consenso perché il consenso implica una consapevolezza che non c'è, che poi la soggettivazione passi per l'assoggettamento, questo è valido per donne e per uomini, anche se segue paradigmi diversi. Allora, ringraziamento a lei, all'organizzazione, a tutti quanti. Allora, volevo chiederle due cose. Uno, questi temi del potere incorporato, che il corpo esprime il potere che ha, cioè esprime ciò che è un tema che... io direi che c'è anche in De Martino, proprio negli stessi termini in cui Bourdieu e Foucault lo esprime. Pensa anche lei, vede anche lei che c'è questa immagine, i corpi delle contadine, dei contadini del meridione che esprimono anni di dominio, di secoli di dominio e tutto il resto. L'altra cosa poi invece che volevo chiederle, allora dalla relazione che lei ha fatto, ne parliamo di habitus, un habitus che è incorporato e Bourdieu fotografa. Però quello che io non ho capito è come si arriva a questo, cioè perché se la parola habitus la scambiamo con la parola tradizione, perché si è affermata questa tradizione e non una tradizione per esempio del paradiso, cioè perché si è affermata il dominio una società gerarchica e non una società egalitaria, un paradiso sulla terra, insomma. Quello che mi veniva in mente il rapporto fra soggetto e comunità, una tradizione nell'affermarsi, un habitus, quindi non so se le due parole si possono interpretare
poter scambiare, ma una tradizione per affermarsi si afferma con violenza, non si afferma, si afferma facendo fuori tutti quelli che non sono d'accordo. Pensavo a Pierre Clastres quando parla di società meno complesse della nostra, parla dei tupi, un antropologo, e parla degli abitanti dell'Amazzonia, voglio evitare la parola selvaggi tra virgolette, cioè parla di una comunità che negli anni 60 si trova in Amazzonia. Negli anni 60 lui registra la presenza di una donna, di una ragazza che non ha il coraggio di sottoporsi a un rito di iniziazione doloroso e la uccidono. Questo siamo a fine anni 60, insomma, ma il rapporto, il conflitto fra società, società e individuo è un rapporto tematizzato abbondantemente, così come anche ieri, nei giorni scorsi parlavamo di Kafka, la legge che viene scritta sulla pelle, cioè ogni società scrive sulla pelle, scrive col sangue e con la violenza, per cui questo è lo stato di fatto oggi, che tutta una serie di abiti sono dati per scontati, però perché dire che sono stati volontariamente acquisiti? Sono stati necessariamente acquisiti, perché tutti quelli che si sono opposti sono stati fatti fuori. Parto da qui per rispondere. No, forse mi sono spiegata male. No, volontariamente non, cioè quando Bourdieu parla sia della violenza simbolica che dell'incorporazione attraverso l'habitus del dominio, non parla di volontarietà, si parla di violenza non a caso, cioè lui usa questo ossimoro, violenza simbolica, sembra un ossimoro, violenza simbolica, noi siamo abituati a pensare alla violenza e in tutta la tradizione di filosofia politica, credo, non lo so, quasi, la violenza è una violenza fisica, coercitiva, è coercizione, eccetera. Simbolico, quindi ci sono questi due termini che sembrano contraddirsi e Bourdieu li mette insieme per significare che cosa? Per significare che comunque di violenza si tratta, ma è una violenza che agisce sul piano delle strutture simboliche, cioè non agisce con i fucili, non agisce con la polizia, non agisce con l'esercito, ma agisce con le costruzioni simboliche. Per costruzioni simboliche, cioè il campo è vastissimo, dal linguaggio naturalmente alle classificazioni, quelle a cui facevo riferimento prima, quindi tutte le produzioni simboliche sono diciamo sottoponibili o usabili o utilizzabili per la sottomissione da parte naturalmente delle classi dominanti, perché non si parla si parla delle classi dominanti, Bourdieu qui è molto esplicito, quindi non c'è alcuna sottomissione volontaria. In Bourdieu c'è una sottomissione che però ha segue un processo di costruzione che non ha a che fare con la violenza coercitiva. Per questo io tenevo all'inizio a dire che questo aspetto è un aspetto fondamentale della sua visione del dominio. Lui rifiuta la visione coercitiva, rifiuta l'idea che ci sia una sovranità, che siano le norme o comunque le leggi, perché le norme si potrebbe fare confusione insomma con il pensiero foucaultiano. Non ci sono le leggi, non c'è il sovrano che impone, ma o meglio c'è il sovrano che impone, ma non è una visione del dominio che si fonda sulla sovranità esterna al soggetto. Non so se. Quindi un'altra cosa importante che non ho detto, ma che forse aiuta a chiarire il quadro, è che quando Bourdieu costruisce questa nozione di violenza simbolica e ne parla per la prima volta nel libro La riproduzione. La riproduzione è il libro in cui lui analizza il modo in cui lo Stato attraverso la scuola esercita
violenza simbolica. Lì lui e Passeron, proprio nelle prime pagine, tra l'altro la scrittura di questo testo riprende Spinoza e quindi è anche veramente un testo bellissimo anche da questo punto di vista, nelle prime pagine Bourdieu con Passeron sottolineano il fatto che la violenza simbolica è una violenza che non, cioè l'idea che ci sia violenza simbolica non significa che si pensi che non ci sia violenza fisica, cioè che non si possa esercitare violenza fisica, anzi lì ancora parlava esplicitamente di classi sociali in senso marxiano, le classi dominanti esercitano violenza simbolica per risparmiare la violenza fisica, perché se tu, parlandoci terra a terra, e lo fa anche Bourdieu, se lo Stato fosse obbligato ad andare con la polizia in piazza tutti i giorni, sarebbe veramente dispendioso in termini di legittimità, in termini di legittimazione, di consenso, eccetera, di consenso politico. Invece la violenza simbolica è qualcosa che impedisce, cioè che favorisce il fatto che non sia necessario questo. Quindi la violenza simbolica è sostituisce in un certo senso e anticipa, è un deterrente, cioè, rispetto alla violenza fisica. Non so se quindi se questa cosa è più chiara adesso. Dunque, la razionalità sociologica. La razionalità sociologica è per Bourdieu il massimo che possa esistere, cioè è all'apice di tutti i gradi di razionalità, avendo fatto, costruito la polemica e la discussione, avendo preso a bersaglio da sempre la filosofia, questo è, cioè così, lo diamo per fondato. Però naturalmente lui cosa intende per razionalità sociologica? Intende quel tipo di razionalità che riesce a scoprire, svelare e smascherare i sistemi di dominio, i dispositivi del dominio. Questa è la razionalità sociologica a cui penso io. In molti hanno detto così. Ah sì, certo. Infatti è qualche... La razionalità sociologica intesa in questi termini come capacità autoriflessiva di risalire a monte le condizioni di possibilità di operare non è appannaggio di sociologia. No, non solo questo, scusa. Questo vabbè, basta pensare a Kant, insomma, no? Ma non solo questo, ma la razionalità sociologica, la funzione più importante è quella di svelare il dominio, svelare i meccanismi del dominio, certo anche su se stessi, ma soprattutto rispetto al mondo sociale, rispetto a se stessi, per il ricercatore, il sociologo, questo è fondamentale, altrimenti ripropone, non fa che riproporre. Esatto, ripropone, sembra un circolo vizioso, a volte, cioè in alcuni casi forse non, può non esserlo, in altri in effetti lo è. Poi dunque io avevo segnato l'altra domanda sull'habitus, in che senso, cioè come fa il dominio a penetrare nell'habitus, era questa la domanda? È diverso. La teoria si differenzia dalla, sì, da quella, diciamo, classica, da Aristotele, che già naturalmente loro non lavorano. No, ecco, sì, ricordo bene, certo. Già chiave, e che già non è puramente linguistica. No, certo, certo. Allora, Bourdieu non ha mai scritto una parola su questa questione, cioè sulla differenza tra l'accezione della nozione che utilizza lui e le altre nozioni, soltanto en passant qualcosa. Quello che posso dire io è che
almeno per quanto io possa dire, mi pare che l'originalità stia proprio in questo, cioè lui utilizza l'habitus, pensiamo per esempio a Husserl, la differenza è grande, anche se è chiarissima la derivazione, no? Ma la differenza è grande perché lui scava sui meccanismi del dominio, cioè l'habitus è visto come corpo, cioè disposizioni del corpo, prima cosa. Seconda cosa, è uno strumento di indagine per capire i meccanismi del dominio. Questo mi sembra sia abbastanza originale, contraddistingua questa teoria dalle altre sull'habitus, perché è finalizzato proprio a questo. Allora, la critica alla filosofia. Dunque, la critica che lui, naturalmente, come ho detto all'inizio, è una critica, per modo di dire, perché è una critica che parte, cioè che usa gli strumenti della filosofia, quindi è una critica, cioè è una critica strana, eh? È un tradimento strano, ed è una critica che lui, che Bourdieu porta alla filosofia come esempio eclatante della ragione, di quella che lui chiama la ragione scolastica, cioè ancora la ragione della ragione scolastica, cioè del campo intellettuale, vogliamo dire, a volte usa questo termine, il campo intellettuale di fatto è una critica al distacco, è duplice, al distacco che la ragione filosofica opera nei confronti del mondo, l'avevo detto all'inizio, e qui riprende in un certo senso, anzi in un senso pieno, Pascal, a cui appunto dedica meditazioni, le sue meditazioni. Quando Pascal nei pensieri fa critica i mezzo addottrinati, no? La polemica su quel tipo di filosofia o di filosofare, beh, Bourdieu riprende questo punto di vista qui. Almeno, come dire, questo è quanto lui scrive. Poi noi possiamo però leggere tra le righe, leggere per esempio un elemento biografico in questa sua critica, e in parte lui lo fa nella sua autobiografia, il libretto che è uscito dopo la sua morte, questa non è un'autobiografia, è stato intitolato, in parte quando lui ritorna all'età della sua formazione e ripercorre la sua biografia, in parte ci dà degli elementi per comprendere anche questa acerrima critica del mondo intellettuale, del mondo filosofico, del campo filosofico. Perché? Perché venendo dal sud della Francia e da una classe, da una piccola borghesia bassa, lui si è scontrato, incontrato con il mondo dell'alta filosofia francese parigina, e ha sentito molto questo distacco. Allora lui accenna a questa cosa in un'intervista e in questo piccolo libro, e noi possiamo interpretarlo anche come un elemento che fonda anche, no, in parte la sua critica alla filosofia. Ma ci sono però anche elementi teoretici che secondo me sono importanti. Allora, la questione della liberazione, sì, la questione della liberazione, cioè il processo che lui al quale accenna rispetto alla questione della liberazione dal dominio, è sicuramente uno dei punti deboli della sua costruzione teorica, perché la mia interpretazione è questa, non l'ho trovata però in altri colleghi, in altri autori. La mia interpretazione è che lui abbandoni il terreno della pratica o della prassi, detta in termini marziani, proprio là
quando sarebbe stata necessaria, cioè anche quando sarebbe stata necessaria, quando sarebbe stata necessaria per descrivere un processo di liberazione, no? Il processo di liberazione dal dominio, la pratica o la prassi è fondamentale, come insegna Marx nella sua critica alla filosofia e il passaggio alla filosofia pratica o la negazione della filosofia, e lì lui l'abbandona e affida tutto al sociologo, e questo è chiaramente una caduta. Qua una delle ragioni per cui penso che ci sia questa debolezza nell'impianto concettuale di Bourdieu sia proprio di natura concettuale. Nel momento in cui si usano in termini sinonimici potere e dominio, automaticamente si è sprovvisti della possibilità di concepire relazioni di potere di tipo emancipativo. Il maestro ignorante, la relazione tra maestro e allievo, qua ci sono diversi insegnanti, è una relazione di potere, ma può essere emancipativa a seconda di come viene esercitata, non soltanto in termini kantiani, l'utilità dell'educatore consiste nel diventare progressivamente inutile, ma addirittura Jacques Rancière ha fondato una delle teorie più radicali della pedagogia sulla base dell'esempio di Jacques Cousteau, dove il maestro deve ignorare quello che insegna per limitarsi a sintonizzare l'attenzione della controparte, ma guai ad appiattire l'intelligenza dell'allievo sulla propria. Ecco, questa mancanza concettuale la si paga a valle, poi forse. Questo è interessante come interpretazione, ed è io ho fatto un piccolo lavoro di ricerca sui testi bordesiani per capire appunto quando viene usato potere, quando viene usato dominio, e in effetti lui qui ha una debolezza concettuale notevole, perché anche per esempio le critiche pochissime, perché non si citano mai questi due, a Foucault, anzi Foucault non cita mai Bourdieu lo cita qualche volta, e è una critica, alcune piccole cose, ma insomma la critica alla sua teoria del potere sembra infondata, perché proprio non distingue tra questi due piani, e questo è interessante come cosa, sì. Sì. Sì, però io non l'ho percorsa questa strada, quindi mi interessa. Dunque, le altre domande. Allora, la questione del consenso e della tutta la questione del femminismo, del Butler e del dominio maschile. Allora, la Butler fa una critica giusta, secondo me, fondata a Bourdieu, ed è la stessa critica mia, poi devo dire, non l'ho copiata, ma l'ho trovata successivamente, perché lei giustamente rileva il fatto che il processo di liberazione, appunto, come ripeto, è affidato alla logica del discorso. Logica del discorso che però in questa prospettiva non è una logica pratica, ma è una logica che si situa ad altri livelli, non a livello della pratica, ma a livello di linguistico non pratico, cioè a un livello simbolico, ma non a livello simbolico inteso come la pratica, inteso come Bourdieu intende le pratiche. Quindi è una critica che io mi sento di condividere, e la questione del consenso è, ora io stupidamente non ho portato qui la classica citazione della definizione di violenza simbolica, e al volo non riesco a trovarla, il consenso a cui fa riferimento Bourdieu quando parla di violenza simbolica è il consenso di cui parlavamo quando parlavamo dell'habitus, cioè è
lasciamo la parola consenso, perché forse non la usa neanche lui, non me lo ricordo. Riesce a trovarla? Bravo. Perché allora, quando noi cioè, prima ho detto la violenza simbolica e l'incorporazione dell'habitus avvengono, sono sostanzialmente, corrispondono alla incorporazione delle strutture cognitive che sono prodotte dal mondo oggettivo, ok? Quindi se l'habitus incorpora le strutture oggettive, attraverso l'habitus si esercita violenza simbolica. La violenza simbolica per questo è consenso alla propria dominazione, perché ha senso, se vogliamo, o ma non accettazione volontaria, ma consenso, cioè consenso nel senso letterale e durkheimiano, direi, cioè senso insieme, rispetto a classificazioni, strutture cognitive, che quello che Marx in definitiva chiamava ideologia dominante, cioè le idee della classe dominante. Ora Bourdieu a un certo punto della sua vita decide di non usare più il termine ideologia, e questo mi sembra anche interessante, perché anche qui avevo anche portato, perché volevo arrivare a questo punto, poi non ci siamo arrivati, ma mi sembra però interessante riprenderlo ora per rispondere a lei. Scusate solo un momento. Ho fatto una citazione in inglese, non c'è l'originale, perché queste erano delle dispense. Qua tra l'altro si usa symbolic power. E anche ciò che crea il potere simbolico non risiede nei sistemi simbolici nella forma di una forza illocutoria, ma è definito in e attraverso una data relazione tra coloro che esercitano il dominio e coloro che vi sono sottomessi. Ciò che crea il potere delle parole, ciò che il potere delle parole e gli slogan sono in grado di creare, un potere capace di mantenere e sovvertire l'ordine sociale, è la credenza nella legittimità delle parole e di coloro che le utilizzano. Ma le parole da sole non creano questa credenza. È la normalizzazione delle credenze implicite in una determinata struttura che viene incorporata. Dice poco più sopra ciò che fa sì che una forma di relazione sia riconosciuta, ovvero sia di cui non sia riconosciuta l'arbitrarietà. Ho trovato anche la definizione. Certo, il peso del linguaggio c'è, ma ha una, cioè, solo dal punto di vista delle pratiche, però le pratiche linguistiche. Comunque ho scusate, è una mancanza, ho trovato la citazione classica, la definizione della violenza simbolica. Allora, la definizione è questa: la violenza simbolica è quella coercizione che si istituisce solo per il tramite dell'adesione, non consenso ma adesione, che il dominato non può mancare di concedere al dominante e quindi al dominio, quando dispone per pensarlo il dominio e per pensarsi, o meglio per pensare il proprio rapporto con lui,
solo di strumenti di conoscenza che ha in comune con lui e che, essendo semplicemente la forma incorporata della struttura del rapporto di dominio, fanno apparire tale rapporto come naturale. O, in altri termini, quando gli schemi impiegati per percepirsi e per valutarsi da parte dei dominati e per percepire e valutare i dominanti sono il prodotto dell'incorporazione delle classificazioni così naturalizzate di cui il suo essere sociale è il prodotto. Questa definizione è, secondo me, magistrale, perché ha tutti gli elementi di cui abbiamo, cioè, ho cercato di parlarvi, ma è estremamente sintetica. Per esempio, io non vi ho parlato di una cosa fondamentale, cioè del processo di naturalizzazione che avviene, tra l'altro, in particolare nel dominio maschile, il processo, o come lo chiama Bourdieu, l'effetto di naturalizzazione, cioè il far passare come naturale qualcosa che invece è prodotto storico, che è un dato sociale. Come? È un'operazione continua che il dominio, diciamo, fa sempre, attua sempre. Cioè la stessa questione, tutte le questioni legate alla famiglia sono fondate sugli effetti, cioè sono effetti di naturalizzazione, e qualsiasi questione che riguarda l'economia, Bourdieu si è molto occupato anche di questioni economiche, far passare come naturali leggi storiche o comunque meccanismi o fenomeni storici è un effetto di naturalizzazione. Quindi ecco perché c'è l'adesione, cioè è possibile l'adesione, perché il mondo sociale, dice Bourdieu, è di per sé una doxa, cioè è qualcosa che spinge ad essere legittimato, a non essere messo in discussione. Però, per esempio, su questa questione dell'adesione, la Butler si può anche non essere d'accordo, io lo sono invece, nelle strutture psichiche del potere, no? Articola bene il discorso su come e perché venga data l'adesione. Invece, diciamo, Bourdieu comunque si sofferma su questa notizia. Sì, cioè ci scrive un libro. Ora, naturalmente, in un'ora e mezzo è assai difficile, tutto diventa schematico e quasi fumettistico, ma se lei è interessata a questa questione la invito a leggere questo libro, Il dominio maschile. È un libro di grande, è molto raffinato, perché per esempio analizza in maniera molto raffinata i sentimenti, tipo la vergogna, no? Come nasce la vergogna, che cos'è la vergogna, quindi non è soltanto così all'ingrosso, ovviamente, come ho cercato. Soltanto perché così magari lasciamo intervenire qualcun altro, poi tanto lei non scappa, quindi chi può rimanere può continuare a interloquire anche dopo, soltanto per dare spazio poi a tutti. Aspetta, perché non mi ricordo se era rimasto qualche altra. No, ma mi sembra di no. Risposto a tutti. Buonasera. Allora, la mia domanda è... Sì, cioè, abbiamo già... Essenzialmente di questo tipo, si parla di liberazione, di liberarsi, il problema è liberarsi e liberazione da chi e soprattutto perché, cioè mi sembra che o presupponiamo un uomo che infine si libera, una sorta di ci libereremo perché finirà il dominio dell'uomo sull'uomo, quindi una natura forse umana debba essere liberata, e soprattutto questo mi porta alla critica di Habermas, ma anche di Nancy, di Fraser a Foucault,
cioè il framework normativo della questione. Da che pulpito possiamo dire questo è giusto, questo è sbagliato, quindi ci liberiamo da questo? Possiamo anche essere soltanto noi che stiamo, cioè noi due che diciamo questa cosa è sbagliata, ma se tutti gli altri si trovano bene in quel modo, noi chi siamo per poter dire? Siamo il re sociologo. Il problema è che non pone pochi problemi la questione. Grazie. Certo. Posso rispondere però via via? Sì. Ora? Via via è più facile. Allora, la domanda è posta a me o a Bourdieu? Preferisco parlare solo di Bourdieu, però. Ma la questione è chiaramente assai complessa. Allora, c'è un bellissimo saggio, non so se lei l'ha letto, di Pierre Bourdieu sul campo religioso, glielo consiglio, è un vecchio saggio degli anni 70, in cui lui pone la questione della priorità ontologica della politica rispetto, cioè si pone la domanda qual è, chi ha tra l'agire politico e tra l'agire politico e come dire l'agire simbolico, che lui distingue dall'agire politico, chi ha la priorità ontologica, cos'è che ha la priorità ontologica, o meglio, l'agire politico può esistere o sussistere o essere messo in pratica senza che ci sia una sovversione cognitiva? Questa è la questione che pone, che non è direttamente connessa a quella che poneva lei, ma è una premessa fondamentale per capire dove vuole arrivare Bourdieu, e lui dove vuole arrivare, in realtà dove arriva, poi dove vuole arrivare forse non lo sappiamo. Arriva a sostenere che appunto non c'è una priorità politica, ma c'è una priorità cognitiva di fatto. Quindi la liberazione, ecco, cerco di rispondere alla sua domanda, la liberazione da che cosa? La liberazione è una liberazione da una adesione, violenza simbolica, cognitiva. Non riesce a pensare la politica. Secondo me come Foucault, in un certo senso, cioè la riescono a formulare in maniera assai diversa, ma ambedue mancano di un pensiero politico, non so se questo si può dire. Credo che comunque Bourdieu non riesce a pensare in termini politici, riesce a formulare la questione della liberazione soltanto in termini cognitivi. Ed è per questo che tutti lo accusano, a partire da Rancière, ma anche Passeron, che è stato il suo, ma anche Boltanski, lo accusano di essere il sociologo re, cioè quello che dice questo va pensato, questo non va pensato, questo va fatto, quello non va fatto. In molti sono ad aver dimenticato Marx, però, in questa storia.
o forse a non averlo letto. Sì. Prego. No, mi riferisco sia a Bourdieu che a Foucault. Allora, innanzitutto grazie per la... non conoscevo Bourdieu, molto interessante. In particolare la questione del dominio simbolico connesso in qualche modo al dominio maschile mi ha fatto venire in mente in particolare tre pensatori in cui volevo sapere se Bourdieu avesse un'influenza in questo, da questo punto di vista. Il primo è de la Boete, cioè il discorso di servitù volontaria, e de la Boete fa proprio questo discorso sull'abitudine tra il sovrano e il suddito, e quindi in un certo senso abitudine, habitus, insomma il passo è assolutamente leggero, cioè è praticamente già compiuto, è già fatto, nel senso che il suddito nei rapporti di potere sovrano-suddito, il suddito assume quelle categorie del sovrano e quindi poi è poco incline sostanzialmente alla ribellione, quindi un discorso di servitù volontaria. Discorso che poi è molto simile, facendo un salto di 200 anni, alla Vindication di Mary Wollstonecraft. Quando Mary Wollstonecraft parla del dominio maschile, cioè sul femminile, parla proprio della volontaria servitù alla civetteria della donna, no? Questa educazione sentimentale in polemica con Rousseau, che poi sostanzialmente forgia in un certo senso il carattere femminile come qualcosa di prodotto, ma scelto consensualmente dalla donna in un certo senso. Quindi il femminismo di prima ondata, con tutti i limiti poi del caso. E il terzo riferimento è chiaramente il Nietzsche della genealogia della morale, cioè la differenza tra la morale degli schiavi, che appunto è questo processo in cui sostanzialmente lo schiavo decide in cui i valori, insomma, di subordinazione vengono utilizzati per frenare in un certo senso l'uomo forte, che poi non è l'uomo forte in senso superomistico, ma è l'istitutore di valori, insomma, colui che pratica un certo tipo di gergo dell'autenticità. Insomma, era un po' di curiosità da questo punto di vista. C'era un... Allora, i primi due autori che lei ha citato, cioè un autore e un'autrice, sono sicuramente presenti nell'opera di Bourdieu, tant'è che li cita. Soprattutto rispetto alla questione della servitù volontaria, per differenziarsene, perché a più riprese nega che la sua teoria sia una teoria della servitù volontaria. È il volontario che fa problema, perché quando parla di adesione non è un'adesione volontaria, cioè non c'è volontarietà. E naturalmente la questione della volontà è fondamentale in questo snodo, no? Riguardo a Nietzsche, allora, Bourdieu mi sembra, non credo di sbagliare, ma credo di non sbagliare, non cita mai Nietzsche, se non forse era, cioè proprio in luoghi marginali. E quindi anche la questione a cui lei accennava non è una delle questioni che è al centro della sua attenzione, anche se naturalmente, come spesso avviene, tra le righe si può notare che c'è un certo afflato rispetto a quello a cui lei faceva riferimento, cioè una vicinanza, se non altro, ma non mi sembra che citi mai esplicitamente Nietzsche. Potrei sbagliare, però potrei sbagliare, che ho fatto alcune ricerche su sugli autori che più cita Bourdieu, e Nietzsche non mi sembra che no. Nietzsche una volta. Bene, siccome, diciamo, se c'era ancora un'altra domanda, venga solo qua al microfono, così si sente, perché stiamo registrando. Non è perché è semplicissima la domanda. A questo punto, nel momento in cui la violenza simbolica è a questo punto secondaria rispetto alla violenza fisica, nel senso che è utilizzata come strumento di risparmio, che
A questo punto che differenza c'è con le analisi della sinistra hegeliana in merito le idee fisse, di Stirner, l'ideologia di Marx, eccetera. Cioè, a questo punto che differenza c'è banalmente? Perché fanno un discorso estremamente simile. Sì, insomma. Io ho fatto un lavoro di confronto tra Marx, la sinistra hegeliana e Bourdieu. Allora, che differenza fa? Il primo elemento importante, quando Marx abbandona, quando Marx polemizza con Bauer e tutta la sinistra hegeliana, affermando che appunto la sinistra hegeliana ritiene che il mondo si possa modificare con le idee, no? Tutta l'ideologia tedesca, parentesi, l'ideologia tedesca pare non essere mai esistita, ma questo insomma è un altro problema, nel senso che la nuova edizione critica ci dice che sono solo degli spezzoni messi insieme così, senza criterio. Vabbè, ma non c'è solo l'ideologia tedesca, c'è la miseria della filosofia, eccetera. Insomma, quel periodo lì della polemica con la sinistra hegeliana, Marx appunto afferma, la polemica è basata su questo, non sono le idee, non è più, mentre prima era la filosofia che poteva modificare, restando dentro il campo filosofico, il mondo, poi c'è questa rottura, questo distacco con la sinistra hegeliana e appunto l'accusa, il bersaglio è sia Bauer che Stirner, per i quali ritengono, secondo Marx, che il mondo si possa modificare con le idee. Quindi abbandono della filosofia anche in Marx con le tesi su Feuerbach, la negazione della filosofia, l'abbandono della filosofia è realizzazione della filosofia, negazione della filosofia in quanto realizzazione della filosofia. La realizzazione della filosofia è la prassi politica e la prassi rivoluzionaria. Questo passaggio, appunto cercavo di dirlo prima, in Bourdieu non c'è. Lasciamo stare i contesti, prendiamo i concetti. Idea fisse, Stirner e ideologia di fascista. Tutto sommato si formano la stessa funzione del concetto di violenza simbolica messa in questi termini. Noi si potrebbe. Sì. Noi sì, scusa, però volevo solo, siccome avevo pensato di parlare di questa questione, le leggo una citazione di Bourdieu sull'ideologia. Non la trovo. A un certo punto lui dice: se ho scusatemi, ecco, di te intanto ero certo. Eccolo qua, sì. Allora dice, siamo nel 97-98, in cui spiega che il concetto di ideologia che ha usato per molto tempo non vuole più usarlo perché, e lo dice questo, se a poco mi sono deciso a bandire l'uso del termine ideologia, non l'ho fatto solo per evitare la polisemia che sembra caratterizzarlo e gli equivoci che ne risultano. Mi sembrava piuttosto che evocando l'ordine delle idee e delle azioni che si compiono attraverso e su di esse, quindi ancora questa questione delle idee, esso tende a far dimenticare uno dei meccanismi più efficaci del mantenimento dell'ordine simbolico, cioè la doppia naturalizzazione che risulta dall'iscrizione del sociale nelle cose e nei corpi, con gli effetti di violenza simbolica che ne risultano. Da questa citazione io ho desunto che lui di Marx ha letto ben poco, perché, o comunque non l'ha capito, perché il concetto di ideologia non è questo.
non è questo, quello di Marx è molto più complicato, l'ideologia non sono le idee. Intendeva semplicemente come effetto funzionale di risparmio. Come? Come effetto funzionale di risparmio, di risparmio? Non ho capito questa cosa del risparmio funzionale. Allora, se parliamo. Mi sarà staccata la spina. Mi sarà staccata la spina dalla preghiera, però poi si può continuare dopo. Permettiamo ai ragazzi di prendere il loro treno. Allora, se io ringrazio. No, ci mancherebbe Gabriella. Grazie a tutti per la partecipazione. Chi dovesse rimanere a Napoli sappia che domani alle 10.30 qui si terrà un bel incontro su una delle rotopie quotidiane di cui abbiamo parlato questa mattina, cioè le imprese recuperate dai lavoratori. Nel caso così non dovesse essere, grazie a tutti voi e spero a presto che ci si riveda soprattutto qua in queste sale. Grazie davvero e grazie soprattutto a Gabriella Lucci.